Buongiorno, buon pomeriggio e pure buon. Allora, amici, allora. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Avevo qua. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ho lasciato un po' d'acquetta perché sennò sapete che gli spaghetti diventano, perché olio ne ho messo veramente poco. E allora per non farli che si attaccano tutti, gli lascio un po' d'acqua di cottura che così rimangono, vedete, belli staccati, altrimenti sapete gli spaghetti com'è. Si appiccicano tutti. Si appiccicano. Ecco, oggi avevo voglia proprio di una roba normale, tranquilla, così ho detto faccio un po' di spaghetti aglio olio e basta. Buon appetito a chi mangia insieme a me. A te non te ne posso darti, do un pezzettino di biscottino se vuoi, ma spaghetti amore niente perché c'è dentro il peperoncino e l'aglio. Ecco. Comunque buon appetito, sono un po' troppo grossi, perché a me piacciono grossi. Ah, mi sono masticato la lingua. Allora, a me piacciono grossi, però questi sono troppo grossi. Cioè, mi piace solitamente il numero 3, ecco, questo è il numero 5, questi sono quelli della Rummo. Mi sto trovando benissimo con la pasta Rummo, è molto più buona, la trovo molto più buona della Barilla. Molto più buona della Barilla la trovo, vi dico la verità. Io ho sempre preso la Barilla. Però questa qua la trovo più buona, veramente. Il prezzo più o meno è quello, eh. Io ho preso la Rummo perché era in offerta, però credo che anche quando non sarà più in offerta, anche se costa un po' di più, continuerò a prendere sta marca qua perché la sto trovando molto meglio della Barilla, molto più buona. Perciò continuerò a comprare questa. Come avete passato il fine settimana? Io, boh, vabbè, abbiamo fatto le live, perciò lo sapete. Come è andato il fine settimana? Io non ho dormito neanche stanotte. Come avete visto, ho messo il video stamattina, l'ho registrato stamattina. Era ancora tra il notte e il giorno, stava diventando giorno. Poi sono riuscita a dormire 3 ore verso le 9, fino a meno un quarta. Fino a meno un quarto a mezzogiorno ho dormito. E vabbè, non importa. Speriamo stanotte vada meglio. Speriamo. Ah, io ho già messo anche un po' di grana, però sto grana qua non mi piace. Ho preso sta marca qua, Galbanino, mi sembra che sia la marca. Però, mentre il Trentin grana che prendo sempre, il Trentin grana non si appiccica come questo, vedete, questo si appiccica dappertutto. Cioè, io odio sto grana qua perché vuol dire che non è grana buono. Il Trentin grana non fa sta roba qua che si appiccica sulle pareti del piatto, si appiccica tutto alla forchetta, capito? Sto qua grana qua era in offerta, l'ho preso, ma sinceramente non ha niente a che vedere col grana, ma proprio nella maniera più assoluta. Non ha niente a che vedere col grana. Non so neanche di grana. Non sa. Cosa volevo dirvi? Mamma mia, mi ha dato un pezzettino di peperoncino che si è attaccato alla gola. Che forte. No, amore, non te lo posso dare, inutile che stai qua, non guardarmi neanche.
oggi, cioè, sto tempo qua veramente non si capisce più un cazzo, perché ieri era quasi freddo, oggi sembra primavera, perché difatti, come vedete, ho tutto aperto perché c'è il sole fa anche troppo caldo, sembra primavera. Ci sono di quegli sbalzi di temperatura allucinanti che passi dal freddo al caldo. Boh. Meglio così, perché a me piacciono queste giornate qua dove puoi tenere le finestre aperte. Io adoro. Adoro. Verdura anche oggi non ne mangio. Neanche ieri non ne ho mangiata. Ho il frigo pieno di verdura perché ne ho comprata parecchia. Ho comprato le zucchine, ho comprato l'insalata, ho comprato come si chiama, il cavolfiore, le carote, ho comprato di tutto. Ho comprato pure cos'è che ho comprato? Le patate, cipolle, ho comprato un po' di tutto. Però sono 2 o 3 giorni che col colon irritabile, chi soffre di questa cosa sa cosa vuol dire. Non mi dà tregua. Non mi dà tregua, c'ho anche tanti dolori intestinali. E perciò quando sto così io verdura non ne mangio proprio, anche se mi manca, perché io verdura solitamente ne mangio tanta. Durante i passi. Ne mangio veramente tanta, mi piace la verdura fatta in tutti i tipi. Però 2 giorni che non ne mangio e anche oggi farò a meno. Vediamo domani. Oggi va già molto meglio, perché poi se sto senza mangiare verdura per 2 o 3 giorni, dopo sto meglio, no? Però poi ricomincio a mangiarla e sto male un'altra volta, perché ci sono poi determinate verdure, cioè tipo pomodori. Io quest'estate, solitamente io pomodori è un frutto che mi piace più di tutti, cioè vivrei di pomodori, vi dico la verità, li mangerei sempre. Quest'estate, siccome vedete anche nei miei mukbang, cioè l'ho mangiati pochissimi. L'avrò comprati forse 3 volte, perché so che se li mangio poi sto da cani, perché per i colon irritabili i pomodori proprio non vanno d'accordo, come non vanno d'accordo i fagioli, le lenticchie, i legumi e tante altre robe, non vanno proprio d'accordo con col colon irritabile. Perciò difatti quest'estate ho evitato, non l'ho quasi mai comprati, perché ho detto se ce li ho a casa mi fa voglia di mangiarli, è meglio che proprio non li mangio, onde evitare di star male. Infatti. Anche i cetrioli a me piacerebbero, eh. Anche i cetrioli a me piacerebbero tanto, però anche quelli non mi fanno bene. Viene nervoso perché la frutta non la posso mangiare perché sono intollerante, allergica a quasi tutto. La verdura faccio fatica a mangiarla perché col colon irritabile, problemi di intestino, mi fa male. Cioè, che cazzarola mangi? Capito? Che cazzarola mangi? So che chi soffre della mia cosa, le mie patologie, sa cosa vuol dire. Infatti molti mi scrivete su sta cosa qua, appunto perché cioè, c'è tutto il formaggio grana appiccicato, cioè mamma, cioè guardate che roba, è tutto appiccicato, cioè non è neanche sulla pasta, è appiccicato al piatto praticamente. Non lo compro più, ma manco se me lo danno a 50 centesimi lo compro. Perché non è normale, dai, che c'è tutto il grano messo, sia tutto attaccato. Cioè, ma guarda che roba. È inutile tante cose, le paghi poco, ma hai proprio quello che paghi. Perché è così. Tu pensi di risparmiare perché dici costa poco, però poi, capito, è meglio un Trentin grana che lo paghi 60 centesimi in più, però cazzo almeno mangi
grana grattugiato, non sta roba qua che ha tutto fuori che del grana. Bah. Vabbè. Anche da bere, avete visto che ho dovuto rinunciare anche a bere il bolero, che io il bolero ne bevevo 2 litri al giorno, che chi che non sa è quelle bustine là di tè senza calorie per bere, capito? E anche quello ho dovuto rinunciare perché mi faceva continuare ad andare al gabinetto, mal di stomaco, dissenteria. Perciò ho telefonato al medico, gliel'ho detto e mi ha detto di eliminarlo, di non berlo più. Ha detto: guarda, meglio dell'acqua non c'è. È che io l'acqua appunto faccio fatica a berla. Ecco, ma meglio dell'acqua non c'è, è la verità. Perché se noi guardiamo, no? Se noi guardiamo, cioè, la te possino, accecate, che l'ho messa pulita stamattina, sta maglia qua. L'ho messa pulita stamattina. Vedate, eh? Allora, se noi facciamo caso, no? L'acqua, un bene preziosissimo, l'acqua, no? Perché è un bene prezioso. Però se guardiamo noi nell'arco della nostra vita, l'acqua, cioè si nasce e ti fanno il battesimo dopo con l'acqua, giusto? Ecco. Io non ho parole. Cioè, mi devo mettere la bavaglia con i miei bambini. Allora, si nasce e ti fanno il battesimo, ti immergono nell'acqua, no? Ti mettono l'acqua sulla testa. Perciò già lì, per chi si battesima, l'acqua è importante. Poi arrivi ai 20 anni e cosa fai? C'è l'acqua park. Acquapark, vai all'acquapark, giusto? A 30 c'è l'acqua gym. A 40 ti rimane l'acqua e zucchero, perché più in su che vai con l'età è così, e a 50, dai 50 in su, se è probabile dell'acqua santa. Capito? Perciò l'acqua nella nostra vita è molto importante, da partire da quando ti battesimi a quando te ne vai al Camposanto, capito? Te ne vai dall'altra parte. È molto importante l'acqua. È vero, è molto importante l'acqua. Ah, c'ho la gola in fiamme. Metto sempre il topo peperoncino, però mi piace tanto. Che pure il peperoncino per il colon irritabile andrebbe proprio abolito, eh? Però dico che cazzo, pure questo e tiratemi via tutto allora, no? Mi tirate via pure il peperoncino, che io adoro, lo metterai dappertutto. Ah. Però è proprio buona sta pasta, oh. L'ho mangiata volentieri perché sono giorni che non mangio pasta. L'ultimo mukbang ho mangiato il riso. Quello lì allo zafferano, che non sapeva di zafferano.
Ieri pasta non ne ho mangiata, neanche l'altro ieri, sono 3-4 giorni che non mangio pasta. Io adoro la pasta, non ne farei mai a meno, vi dico la verità. Adoro la pasta. Che poi vi dico la verità, no? Che a me la pasta non è che piace con tanti sughi elaborati qua e là. Cioè io vi giuro, apprezzo quasi di più un piatto di pasta così in bianco con aglio, olio e peperoncino che tutto il resto. Tanto ormai. Non è che vado in cerca tanto di quei piatti elaborati. Cioè, non so se riuscite a vedere che olio non ce n'è perché ne avevo messo veramente poco. Avevo lasciato l'acqua di cottura, ma il grana, cioè, è tutto appiccicato intorno al piatto. Ho continuato, io tira giù, ma il grana è tutto appiccicato intorno al piatto. Cioè, guardate che roba. Non è normale, no? Non è grana questo, dai. Non è normale. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi dico la verità: siccome che stamattina già l'avevo fatto il video, che andatevelo a vedere, non avevo intenzione di fare altri video oggi perché ho detto vabbè, ho già fatto quello, basta. Però so che anche ieri durante le live mi avete detto che aspettate il video alle 7 di sera. Perché tanti mangiate con me, perciò ho detto vabbè dai, tanto io un piattino di pasta l'avrei mangiato ugualmente, sono qua a casa da sola e ho detto vabbè non mi costa niente farci il video e almeno facciamo contenti un po' tutti, dai, ecco, vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima, se vi va come sempre lasciatemi un like, iscrivetevi, fate quello che volete, come volete, ciao, grazie a tutti.